Sì, cazzo. Mamma mia, mamma mia, che inizio di puntata sprint. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Fieramente iniziamo, ragazzi, con il martire Logarius ucciso alla seconda try, ragazzi. Non vi racconto palle, perché se vi dico che una cosa è così, è così. Ebbene, ragazzi, c'è un drop, raccogliamo un drop, ragazzi. Corona delle illusioni, la sua coroncina fiera. Che cosa dice la sua coroncina fiera? Uno dei preziosi segreti di Kenrith. Si narra che una corona dell'antico re possa svelare le illusioni, annullando un miraggio che nasconde un segreto. Figata. Logarius ha indossato coscientemente la corona, per evitare che anche una sola anima si imbattesse nel mistero. Quali visioni ha avuto seduto sul suo nuovo trono? Allora proviamo a metterla, raga, che devo fare? Proviamo a metterla e vediamo che succede. Semplicemente paura di vedere un altro boss con questa corona. Cioè, più che un'altra illusione. Perché c'è il verde lì? C'è un po' di verde qui che non c'entra un cazzo, però vabbè. Che cazzo sta succedendo, ragazzi? Che cazzo sta su... No, veramente, vuoi vedere che si apre la porta? Che si apre, cioè, che il muro si toglie, diciamo. Come se fosse un muro invisibile. Cioè, lo spero, più che altro. Spero che succeda veramente qualcosa di plausibile. Cioè, non che appaia un altro boss, perché se appare un altro boss ce lo pigliamo... Ecco, appunto. Adesso appare la tigre, Dio fa. La tigre di Bloodborne. Altra zona, quindi. Però bellissima cosa, che è una coroncina che non sta male comunque a Monica, direi. Non sta male a Monica. Però molto bella come meccanica, basta leggerle le cose, se per sapere, però. Se uno non gli veniva in mente di leggere, non avrebbe mai potuto sapere che c'era un segreto dietro a quella corona, diciamo. Oddio. Ma qui è il nostro trono. Inginocchiati orsù. Oppure svanisci.
Inginocchiaci, Gesù! No, vabbè. Chi cavolo è quella? Ah, lanterna intanto. Pensavo ci fosse anche una lanterna qua. Comunque, bene così. Se gli parliamo... Quale impudenza! Cadute noi siamo, ma sempre regina. Ah. Non daremo udienza a una bestia di male maniere. Quindi mi devo per forza inginocchiare, vediamo. Non daremo sparito. No, no, dai, minchino, non ti incazzare. Là c'è un drop. Vabbè, lo però prendiamo. Prima inginocchiamoci, dai. Ginocchiati, Monica. Fiero. Cacciatrice dal profumo di luna. Noi siamo Annalise, regina del castello di Kanehurst. Signora dei vile sangue. Nemica giurata della chiesa. Le nostre genti sono morte. Noi siamo prigioniere di questa abietta maschera. Di che cosa vai in cerca? Ah, possiamo prestare il giuramento ai vile sangue? Va bene, dai, proviamo, è una covenant, sicuro. Bene, bene. Sei in vero una cacciatrice insolita. Siamo stanche di queste notti patetiche. Condividi la nostra pena. Giura contro la chiesa. Se vuoi percorrere questa via, sarai partecipe del nostro sangue dannato. Compiamo il giuramento? Sì! Molto bene. Bevi dunque il nostro sangue. Senti la fiamma della corruzione che divampa. Ora fai parte dei vile sangue. Mm-hmm. Noi due, le ultime su questa terra. Oh 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 oh. Oh oh. Beh, non penso di avere sangue residuo. Però mo ci proviamo. Nessun sangue. Attenderemo il tuo ritorno. Perfetto. Per l'onore di che? Sapete che vi dico? Io vi dico che è bellissima con la corona in testa, Monica, tanto. E l'ammazzo! Niente, non si può ammazzare. È praticamente immortale. No, no, è immortale, raga. Vabbè, non la posso ammazzare. Vabbè, meglio così. Eh sì, ci ha dato cose, ma prima voglio andare a prendere questo drop e tornare la convocazione chiusa. Perfetto. Allora leggiamo prima tutto, va. È così. Allora, ci ha dato lo stemma di Kenrast. Stemma delle guardie reali di Kenrast. Fedeli custodi di Annalise, regina dei vile sangue. I vile sangue sono cacciatori di sangue. Beh, sì. Alla costante ricerca di residui di sangue, del sangue. I cacciatori che si uniscono a loro devono decidere se limitarsi a sfruttare la loro forza o unirsi anima e corpo alla loro causa. Poi? No. No, mi sembra di aver preso altro. Ah, ok. Antica convocazione sigillata. Si tratta di un invito a Kenrast. Il uguale a quelli di un tempo antichi. Il destinatario è ignoto, quindi non si sa chi sia, in quanto non è riportato alcun indirizzo, quindi nessun nome, indirizzo email, chiaramente indirizzo email. Cosa dobbiamo vedere anche? Ah, ok, giusto, sì, perché non mi sono dimenticato i vestiti da fiero, eccoli qua. Elemento della tenuta di cavaliere di Kenrast, una veste regale arricchita con ricami in oro, fighissimo. La via di Kenrast unisce nostalgia e ampollosità, non so cosa sia. I cavalieri si vantano anche dei corpi insanguinati, delle belve che si lasciano alle spalle, convinti che diverranno degli esempi dell'arte decadente. I guanti di cavalieri di Kenrast, di ottima fattura, con inserti in oro e tessuto oro. È in tessuto rosso. La via di Kenrast unisce nostalgia e apollosità. Vedi se si vantano, ok. Lo sappiamo già.
ottima fattura, niente, niente di che, perfetto. E poi ci ho lasciato altre cose. Una runa forse? Una runa di Caril? Credo. Ah, vedi, vedi. Un simbolo segreto lasciato da Caril, maestro delle rune di Bingerworth. Diverse rune contengono un richiamo al sangue, come quella della corruzione. Quindi questa, associata al giuramento dei corrotti, fanno parte di questo giuramento i vile sangue di Kainrast, cacciatori di sangue che trovano residui per la loro regina del sangue freddo, specialmente in quello dei cacciatori. Ma i corrotti sono eretici agli occhi della Chiesa e pertanto sono soggetti alla furia dei carnefici. Mm-hmm. Perfetto, quindi in poche parole... se Alfred lo mandiamo qua con la lettera, quello che sto capendo, sto cercando di capire, lui avendo l'abito da carnefice potrebbe riuscire ad ammazzare la regina, questa qua, ma non sono sicuro, cioè non lo so in realtà se questa cosa qui succeda, però vabbè. Anche il libro dei vile sangue forse abbiamo preso, eccolo qua, registro dei vile sangue. Un registro in pelle rossa dei vile sangue, fedeli al patto di Annalisa, regina dei vile sangue, nel castello di Kairast. Un registro dei vile sangue, cacciatori a seta di sangue che cercano dei residui di sangue nella loro preda, conservato per lunghe ere, nota. Ok, si può usare soltanto online, quindi come questo qua, come il taccuino, direi di sì. Bene, torniamo al sogno del cacciatore. Poi, non credo di riuscire a livellare perché mi servono più o meno una 45.000 echi, quindi non penso che riusciremo a livellare. Ma penso che magari potremmo comprare oggetti, cose, perché abbiamo preso delle cose. Vediamo un po' se... Ottieni oggetti, vediamo un po'. Eccola qua. Qua c'è un'arma per... Un'arma figa, diciamo. Vogliono 50.000 echi. L'altra ce l'abbiamo già, l'abbiamo presa, quindi. Arma di foggia straniera, impugnata dalle guardie reali di Annalisa, regina di Velosangue, nel castello di Kainrast. Questa intracciata rete di incisioni sulla lama di Keygage viene bagnata col sangue. Fighissimo. La spada incanta con la tonalità di Scarlet. Questo rito purtroppo consuma l'essenza stessa di colui che lo impugna. Ah, forse ho capito. Quel bastardo là... Che c'era nella torre, credo, sai? Sapete, nella torre... Insomma, nella torre dove ci abbiamo battuto Amelia. Dove c'era il corvo. Quel bastardo lì aveva l'arma così che se la bagnava del suo stesso sangue. Ecco, di nuovo Francesco Bonanno. Non so cosa ha scritto, ma adesso non posso risponderti, mi spiace. Niente, oltre a questo... Elmo di Kainrast, armatura di Kainrast, che questa comprerò assolutamente perché mi sembra veramente figa. Eh sì, tanta roba. Andiamo a vedere se c'è qualcos'altro qua. Ma non credo proprio che ci sia altra roba qua. No. Purtroppo è una delusione perché... Io gli echi, l'intuizione che avevo, l'ho usata per comprare cose a Muzzo, le prime cose che ci sono lì. Semplicemente perché volevo vedere se cambiava qualcosa nel gioco. Non è cambiato assolutamente un cazzo, però vabbè, questa è una stronzata perché potrebbero mettere delle cose là al posto di mettere là. Perché accumulandone tanti, poi si può comprare la roba con fierezza, nel senso, al posto di usare gli echi che ti servono per livellare le armi. Comunque questo è il mio pensiero. Noi ci ribecchiamo al prossimo video, come sempre... Se vi è piaciuto il video commentate, iscrivetevi al canale, condividete i video che è molto importante e boh ragazzi, ciao a tutti. Ecco cosa cazzo ho schiacciato, scusate. Ah, no, voglio cambiarlo, voglio metterne un altro perché noi abbiamo trovato rispetto è fighissimo. Proviamo. Salve a tutti ragazzi. Perfetto, fighissimo, quindi alla prossima. Sono felice di vedere bene. Pensiamo a qualcosa di cui discutere. Devi solo dirmi cosa suscita il tuo interesse.
Consegna e convocazione chiusa. Ah, quello è il sigillo di Kainarst. Ho sentito parlare dei nobili di Kainarst e dei loro inviti incredibilmente elaborati. Meraviglioso. Ti ringrazio infinitamente. Partirò all'istante. Prima però voglio darti un segno della mia gratitudine. Mamma mia, ragazzi. Oh, mamma mia. Ah, avverto la mano del mio signore all'opera. Sia lode al buon sangue. E mondiamo queste strade contaminate. Perfetto, ragazzi. Mi ero assolutamente dimenticato di questa cosa qua. Che non è assolutamente una piccolezza, perché lui andando contro i vile sangue, ora lui non sa che noi siamo dei vile sangue a tutti gli effetti, perché lo siamo. Non è una cosa da poco consegnargli quella cavolo di cosa, anche perché lui così si può andare a sfogare contro la cara signorina, che secondo me gli aprirà il culo, però comunque questa è una mia impressione, decisione, eccetera eccetera. Ora, tornando là al nostro sogno del cacciatore, vorrei vedere questo stemma con ruota che mi ha consegnato il dottor Alfred. Vediamo un po'. Ah, a me piace sempre di più sto gioco. Io più vado avanti più mi piace. Tanto abbiamo completato anche Kainarst, che speravo fosse pensavo fosse più difficile, anche perché da quello che ho sentito da mio amico che aveva già giocato, era già andato a Kainarst. Infatti io ho detto: ma secondo te è meglio che vada a Kainarst o vado là? Di qua no, vabbè, ma vai a Kainarst, non c'è andare, perché poi insomma mi ha detto che era parecchio difficile. Quindi nulla, ragazzi, vediamo un attimo questa ruota. Penso sia qui. Ruota di Logarius. Arma un tempo utilizzata dai carnefici del martire Logarius. È stata usata per massacrare il vile sangue di Kainarst, bagnata col sangue, racchiude tutta la loro ira. Trasformala per scatenare il potere della ruota e manifestare la collera in modo spettacolare. Io la compro assolutamente e ve la faccio vedere istantaneamente, proprio un italiano di merda, quindi all'istante, scusate. No. Oh! Che spettacolo! Che spettacolo, ragazzi! Bellissima, è una ruota di un carro. Madonna, ragazzi, fiera, eh. Con tutta la benevolenza, tesoro mio, di Monica. Però tu non ce la faresti mai a tenerla così tutto il tempo. Però avresti il braccio in cancrena dopo poco, però. Il moveset è molto simile al martello, però molto più cattivo. Trasformazione! Mamma mia! Mamma mia, intanto. Oh, che spettacolo! Così. Bella, bella, bella. Uno spettacolo, ragazzi. È uno spettacolo. Tanto così la faccio ruotare e la faccio riempire di potere, diciamo. Vediamo il tacco in salto. Ho sbagliato. Non riesco a farlo, perfetto. Oh! Ma col potere toglie la vita, non me ne ero neanche accorto. Bello l'attacco in salto, vediamo così, un attimo. Bello. No, ma così non toglie vita, però. Se la faccio incazzare, sì. Ok. Ho capito. Bellissima arma comunque, ragazzi. Bellissima. Guardate che spettacolo questo gioco. Vabbè. Oh, bella anche questa. Bene, ragazzi, ci becchiamo alla prossima. Scusate se ho fatto una gaffe, ma mi ero assolutamente dimenticato. E intanto mi stavo dimenticando di fare anche questo inchino che ci ha dato il tenero Alfred. Fieramente a 90.
Va bene, ragazzi, ho capito. Alla prossima.